Casa 900 è una struttura ricettiva di alloggi turistici che abbiamo aperto assieme alla moglie nel 2012, quindi sono 10 anni che siamo attivi. Già fin dalla nascita ci eravamo posti 2 obiettivi, il primo riguardava la struttura, quindi la grossa ristrutturazione che abbiamo fatto, che potesse essere sostenibile in quanto siamo un territorio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. È una casa in classe A, abbiamo il riscaldamento dalla geotermia, 10 kW di fotovoltaico, la pompa di calore, recuperiamo l'acqua piovana per fini irrigui, quindi diciamo così abbiamo creato un'attività che ha la massima sostenibilità. L'altro obiettivo che ci eravamo posti era quello di cercare di mettere gli ospiti di Casa 900 subito in contatto con il territorio. E allora abbiamo pensato di dare ad ogni stanza un nome di un autore famoso del Novecento feltrino. E quindi le nostre camere, invece che essere numerate normalmente, hanno il nome di Tancredi Parmegiani piuttosto che Carlo Rizzarda, Dino Buzzati. Autori che poi Isabella, mia moglie, che è una guida turistica, ha creato proprio degli itinerari sul territorio. Allora, la pandemia è stata, un evento nuovo che ha messo di fronte un po' tutti a una situazione abbastanza grave e inusuale. Poi ci siamo trovati a doverci un po' inventare un po' le cose, implementare un discorso di sanificazione e di dare la massima sicurezza agli ospiti. Questo ci ha permesso già la prima estate nel 2020 di riuscire ad avere delle ottime presenze. Poi dall'autunno, con la seconda ondata della pandemia, noi abbiamo la fortuna di non lavorare solo ed esclusivamente con i turisti, ma anche con un turismo business. Poi l'estate 2021 per noi è stata una grande estate, se devo essere sincero, perché i numeri sono tornati quasi a livello degli anni precedenti, anche se chiaramente era cambiata la tipologia della clientela, quindi non avevamo più turisti stranieri, ma avevamo tutti i turisti che venivano grosso modo dal nord Italia, per periodi magari più brevi. Con l'estate di quest'anno, come si sta prospettando la 2022, noi stiamo continuando a lavorare molto bene, però sono cambiate le modalità perché hai tutte prenotazioni all'ultimo minuto e con tantissime cancellazioni all'ultimo momento. Allora, consiglierei sicuramente a un operatore turistico di frequentare il corso di Union Camere, perché le metodologie di prenotazione, le modalità della durata del soggiorno, tutte queste cose mutano continuamente. Le tecnologie sono fondamentali ormai, cioè pensare di gestire una struttura turistica, sia albergo, sia bed and breakfast, alloggi turistici di qualsiasi tipo, senza competenze digitali, penso non si possa andare da nessuna parte.